Era il 19 maggio 2020. Making of, opificio della fotografia, iniziava ufficialmente i lavori. Nella serata di lancio del progetto, in cui sono stati presentati anche i tutor di Making of, Leonello Bertolucci, Alessandro Albert, Andrea Frazzetta, Riccardo Venturi, Michele Abriola, Alessandro Trovati, Claudio Palmisano, Angelo Cucchetto, è stata presentata anche la prima call dedicata al ritratto e all'autoritratto. Qui un estratto della presentazione della prima call di Making of, opificio della fotografia. La prima call che lanciamo è sul ritratto e sull'autoritratto. E mi piace dire poche cose, ma con grande entusiasmo, che credo sia quello che mi connota nel relazionarmi sempre con la fotografia e anche, per esempio, nel stare in un progetto come questo. Allora, fin dall'inizio, la fotografia è stata chiamata a raccontare gli individui, no? A ritrarne le espressioni, a indovinarne dallo sguardo piuttosto che dall'abito, le abitudini, lo status sociale, l'importanza. E poi si sono poi si è cominciato a cercare frammenti di senso della persona ritratta, concedetemi questo termine. Quindi siamo passati dalle, pronuncerò malissimo in francese, mi correggerete, dalle carte de visite. E si è passati poi a tutto un processo di evoluzione, no? Del ritratto. E il ritratto, come un autoritratto, può essere veramente qualcosa di bruciante, nel senso, può essere una provocazione. Penso a Hippolyte Bayard, quando si finge sarcasticamente annegato per protestare contro l'establishment francese che aveva trascurato le sue ricerche per dare importanza solo a quelle di Daguerre. Oppure il ritratto, sorprendentemente, può diventare una forma di fotografia di massa. Poi, certo, c'è il ritratto in studio, alla Nadar. E poi c'è anche però il ritratto che esce dallo studio e in qualche modo si fa antropologia involontaria in qualche modo, no? E si contamina di fotogiornalismo. Penso ad August Sander, a Eric Salomon, a Eisenstedt. Insomma, può avere una serie di sviluppi e anche di visioni estremamente interessanti, sia il ritratto che l'autoritratto. E per chi vuole partecipare a questa call, mi sento di dire, poi mi supporteranno i miei colleghi Alessandro, Albert e Leonello e chi vuole intervenire. La cosa bella di questa è che ovunque, comunque vi siate mossi nel lavorare sul ritratto e sull'autoritratto, ci piacerebbe trovare il fatto nei vostri lavori, nelle vostre foto, il fatto che il ritratto è una fotografia potente, di una bellezza appunto bruciante, come ho detto prima, no? A me piace sempre dire che brucia un ritratto e dell'autoritratto mi piace sottolineare che spesso solleva più domande di quelle a cui si risponde. Alessandro, Albert. Sì, ciao a tutti. Volevo innanzitutto ringraziarvi per avermi coinvolto in questo progetto che trovo molto interessante. Mi sembra che siano saltate fuori delle cose interessanti e la prima, secondo me, è l'interdisciplinarità. Questo perché non solo perché siamo in tanti e facciamo cose diverse, ma anche perché ormai le varie tipologie di fotografia, come può essere foto di moda, ritratto, reportage, non sono più così stagne. Sono molto contaminate, e quindi è molto importante, secondo me, cioè è utile almeno che un fotografo nel sviluppare un progetto possa avere a disposizione delle persone che sono esperte di ritratto, ma di reportage, perché comunque, ripeto, ci sono molte contaminazioni all'interno di un progetto fotografico ormai, non ci sono più compartimenti stagni. E il ritratto è sempre un rapporto tra due persone, no? Più persone comunque tra il fotografo e un'altra persona. E questo secondo me è alla base di tutto. E quello che io cerco di insegnare quando insegno ritratto non è solo dei consigli tecnici che per carità ci vogliono perché risolvono dei problemi, è
ti metto nelle condizioni di poter fare quello che poi ti interessa, per cui la tecnica innegabilmente ci vuole, ma è nel adattare, secondo me, il proprio carattere nell'eseguire il ritratto. Mi spiego meglio. Se tu sei una persona timida, introversa, non è necessario, secondo me, che tu diventi estroverso per poter fare il ritratto, ma è necessario che tu utilizzi questa tua timidezza, questo tuo carattere nel comporre il ritratto, ossia e non ti ci fai coprire, ma diventa un'arma per te. Quindi non ti devi forzare a essere quello che non sei, ma devi mettere quello che è il tuo carattere all'interno del rapporto con l'altra persona e quindi il ritratto. Lo dico perché io sono una persona abbastanza chiusa e negli anni mi sono reso conto che non era necessario diventare una persona aperta per fare ritratto, per rapportarsi con gli altri, ma che anzi questa chiusura, questa timidezza alla fine si è rivelata, nel mio caso, un punto a favore. E lo dico anche perché le persone, quando insegno ritratto, una delle cose che mi dicono di più è: ma io non riesco a chiedere alla persona di farsi ritrarre, io ho delle difficoltà a parlare con gli altri, ho delle difficoltà ad approcciare le persone, no? Questo scoglio qua. Ma questo scoglio qua in realtà è una sorta di insicurezza verso se stessi, non è uno scoglio fisico. Quindi tu, alla fine, nel rapporto uno a uno, che non è un rapporto con 20 persone, che può essere una classe, è molto utile questo, perché tu, cioè io perlomeno, cerco di capire la persona che ho davanti, parlandogli, vedendo le foto che fa, il carattere, e cercare di renderlo più sicuro di sé, più consapevole di quello che può ottenere con quello che è. E questa, secondo me, è un po' il mio metodo, diciamo, di insegnamento, che è una cosa anche umana, soprattutto umana. Non voglio dire psicologica, perché non è il mio campo, però c'è niente da fare. La psicologia rientra se fai il ritratto, è inevitabile. Quindi se ci facciamo il domandone: cos'è un ritratto? Iniziamo ora, finiamo dopo domani e non l'abbiamo capito. Non ci si esce neanche. No, appunto, non, per cui evitiamo che se leggiamo il ritratto vuol dire tirar fuori l'anima dal soggetto. Lasciamo perdere queste robe qua. E secondo me la traccia, cioè la pista migliore è proprio quella, che il ritratto è ciò che resta di un incontro, poi alla fine, no? È la traccia di un incontro. Certo. Ma semmai, se devo proprio aggiungere una cosa, dico di un incontro o di uno scontro. Nel senso che, quando ho citato quella frase di Irving Penn all'inizio, in cui diceva, e lui era un grande ritrattista, ha segnato una strada nel ritratto, ovviamente. Io non so se, quando uso la macchina fotografica, ho in mano un bisturi o un violino, parlava segnatamente del ritratto, cioè diceva: ma io al mio soggetto non lo so se sto dando una carezza o un pugno, oppure a seconda dei casi l'uno e l'altro. Per cui c'è un incontro che però può, diciamo, far sbocciare i fiorellini, ma può anche far sgorgare del sangue. Cioè, questa è la... Non so se Alessandro, certo, è d'accordo su, sì, questo. Per cui non vediamola in maniera troppo romantica, una seduta di ritratto. Può essere un braccio di ferro, perché comunque è un gioco anche di potere. Sì. Il fotografo è un uomo di potere che fotografa, che, diciamo, se... un esempio molto... Ma allora, io sono come fotografo un nessuno e devo fotografare Donald Trump. Si presume che, il potere ce l'ha lui. Se io invece sono Avedon e devo fotografare un clochard, è invertito, è un gioco di forze, dove se poi è un'etica, una cosa, ok, ma altrimenti uno vince e uno perde, c'è questo rischio. E di conseguenza, a volte un incontro, a volte uno scontro. Dunque, uno studio fotografico a volte è un luogo di fidanzamenti, a volte è un ring. No, infatti, per il ritratto bisogna essere a volte un po' spietati, appunto, non è che sia... bisogna forzare un po' le cose, e non è detto che poi il risultato non piaccia neanche al soggetto, Esatto, perché poi ci sono, ora, non per fare divisioni nette, perché abbiamo detto siamo qui a togliere i paletti, non a metterli, però ci sono i fotografi di corte, intendiamoci, i fotografi quelli col violino, che, diciamo, si preoccupano, ma anche banalmente, voglio dire, tutta la pittura classica non è altro che un essere stati pagati dai potenti, dai principi, eccetera, per fare il ritratto del re, del principe.
Per cui c'è il fotografo che deve appagare il committente, poi c'è invece il fotografo che dice io ti uso, ecco la spietatezza in cui forse parla l'esame, nel senso mi servi perché io sono un autore, ti interpreto, non è che ti devi piacere, no? E di conseguenza qualche volta si suona il violino, ma qualche volta appunto sono dolori, magari per il soggetto. E mi chiedo, poi sto zitto, ma lo chiedo ad Alessandro che, diciamo, come dire, praticando a livelli altissimi il ritratto da tempo, anche con soggetti molto diversi, più conosciuti, meno conosciuti nei vari campi dell'arte, del cinema, dell'industria, per cui ha avuto a che fare con molte persone. Mi chiedo se il risultato di un ritratto, quando uno è autore, cioè non deve fare il ritratto che deve piacere al soggetto, a quel punto non è anche un po' un autoritratto. Perché visto che parliamo di ritratto e autoritratto, ma se l'autore, il fotografo, in realtà proietta qualcosa di sé sul soggetto, cioè io faccio un ritratto ma ci metto del mio, ci metto qualcosa di me, ma quel ritratto in qualche misura è anche un po' un autoritratto? Punto interrogativo, visto che abbiamo detto che noi facciamo molte domande e abbiamo poche risposte. Sì, questo è chiaro. Ogni volta che fai un ritratto, senza necessariamente essere autori, come dici tu, ma in qualsiasi ritratto, per una certa percentuale, continuo a fotografare me stesso, una ripetizione di me stesso, una continua ricerca di qualcosa che magari non troverò mai, che cerchi nelle persone. Chiaramente, avendo un rapporto con un'altra persona, c'è sempre una percentuale, c'è sempre un gioco, come dicevi tu, di potere. È bello per quello, perché io con tutte le persone che ho fotografato, e come dici tu, da Montezemolo alle foto che ho fatto in Russia, quindi anche un ventaglio molto, molto vasto, non ho mai incontrato due persone che reagissero in maniera uguale di fronte alla macchina fotografica. Quindi è sempre un'esperienza e una cosa nuova. Questa è la fatica, ma anche il bello di questa, diciamo, tipologia di fotografia che è entrata. Ricordo che nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le modalità della call, la descrizione di Making Off, faccio un attimo una condivisione veloce, la trovate già, è già linkata anche all'interno della pagina, è già linkata ovunque in rete, comunque la trovate la descrizione completa su questo sito, poi lo rilinkeremo sotto la diretta, dove trovate tutta la descrizione del progetto, il coordinamento, la giuria mia e di Leonello, tutti loro, Riccardo Venturi, tutti quanti. E tra l'altro trovate anche il link per andare a vedere tutto dei vostri fotografi tutor. Qui c'è la presentazione di ognuno di loro e quindi avete tutte le informazioni necessarie e anche le curiosità, nel senso che io all'inizio vi ho fatto proprio una sintesi veloce veloce di tutto quello che questi autori, questi fotografi hanno fatto. Da settimana prossima partiranno parallelamente a questo laboratorio a rafforzare questo ufficio anche tutta una serie di interviste ai protagonisti della fotografia e inizieremo proprio da loro, i protagonisti del vostro making of, del vostro opificio. E nell'ordine intervisteremo Andrea Frazzetta, e ti ringrazio veramente della partecipazione al progetto. Poi intervisteremo Riccardo Venturi, a cui vi concedo di mandare un bacio, siamo anche amici. Poi intervisterò Leonello, ti ringrazio molto Leonello di tutto. Poi intervisterò Alessandro Albert, ringrazio anche lui, poi intervisterò Michele Abriola, poi Alessandro Trovati, poi Angelo Cucchetto e per ultimo, quando lo recuperiamo dai fondali della laguna di Venezia, Claudio Palmisano, ultimo ma non ultimo.